più importanti. Io ho trovato delle canzoni inedite degli Alpini, per dirvele brevemente, col coro degli Alpini, il coro invisibile, che faccio entrare, stanno mettendo alle spalle di questo coro, il 12-4, barito di bassi di noi. E gli Alpini colpiscono perché sono degli uomini, adulti, fatti e finiti, dei giovani cresciuti con delle grosse barbe, molto virili, che però hanno un cuore di fanciullo, come dei fanciulli cresciuti. Hanno qualcosa di boy scout, questi cappelli così. E soprattutto hanno un capitano che li ha un grande senso della disciplina. Sono agli ordini di un capitano che qualsiasi cosa dica, loro la fanno. I capitani ordinano cose inquietanti, tipo essere divisi in cinque pezzi e sepolti in varie parti d'Italia. C'è una canzone, un comando che il mio corpo è in cinque pezzi di Catania. Loro lo fanno, che è difficile tagliare un capitano con quel vestito, è complicato. Però è questo un paradosso dell'obbedienza nel giovane adulto che potrebbe ribellarsi, ma è così che porta a queste canzoni, che sono, questo si chiama il disguido, tra le varie pratiche di fureria a volte capita che un ordine di servizio sui trasferimenti venga frainteso, oppure che ci sia scritto una cosa sbagliata. Bom, 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 tornati ragazzi. Per un errore del dipartimento, terzo Alpini da una settimana, zoom bom bom, l'han trasferito a Copacabana, su quella spiaggia tutti i bardati, tutti i bardati per far la battaglia, zoom bom bom, con il cappotto e la sciarpa di lana, zoom bom bom. E sulla spiaggia di Copacabana le brasiliane li sta a guardare. Le brasiliane li sta a guardare, zoom, boom, boom, con quei bikini amaranto e vermigli, zoom, boom, boom, con quegli accenti che sembra bisbigli, mentre l'alpino sta lì a sudare. E vati alpino, cudesci tu capotto, non me lo levo la mia brasiliana, che me l'ha dato il mio capitano, che è il genitore di noi soldati. Passa un giorno di gran calore, passa tutta una settimana, e sono morti a Copacabana, disidratati davanti al mare.